Elegante, raffinato e dal mancino magico. Ecco, questo è stato Antonio Cabrini, il bell'Antonio del calcio italiano. Uno dei grandi eroi azzurri che nell'anno di grazia 1982 hanno portato l'Italia sul tetto del mondo. Nato a Cremona nel 1957, Antonio Cabrini muove i suoi primi passi nella Cremonese per poi imporsi all'attenzione generale con la maglia dell'Atalanta in Serie B. Dopo una sola stagione a Bergamo approda nel 1976 alla Juventus. Malgrado abbia solo 19 anni, Antonio, dopo una stagione d'apprendistato, diventa un titolare inamovibile del club bianconero. Di lui si accorge anche il CT azzurro Enzo Bearzot, che ne segue con attenzione la crescita e, tra la sorpresa generale, lo convoca per il Mondiale argentino del 1978. Cabrini non era mai stato convocato in nazionale maggiore e l'unico azzurro che fino a quel momento aveva vestito era quello dell'Under 21. A Mar del Plata, contro la Francia, Cabrini viene subito gettato nella mischia. L'Italia debutta nel Mondiale e Antonio fa il suo esordio in azzurro. È un esordio felice. L'Italia di Bearzot batte in rimonta i transalpini 2-1. Terzino fluidificante nella sua accezione più moderna, capace di attaccare e difendere con la stessa intensità e perizia, Cabrini diventa subito una colonna portante di quella splendida nazionale che incanta, vince e sfiora l'impresa, chiudendo al quarto posto. Quel mondiale conferisce a Cabrini lo status di veterano e Bearzot lo considera un titolare insostituibile. Antonio è un terzino infaticabile, un difensore col vizio del gol che infiamma i tifosi con discese vertiginose e cross perfetti. Qualità che Cabrini mette al servizio della nazionale in quell'emozionante cavalcata che nel 1982 porta gli azzurri a conquistare la terza Coppa del Mondo. Segna un gol pesantissimo contro l'Argentina e offre un assist al bacio a Paolo Rossi per il gol dell'1-0 nella rocambolesca partita contro il Brasile. Cabrini ha carattere e personalità, attributi che lo hanno portato ad emergere giovanissimo e che dimostra interamente il giorno della finale, l'11 luglio, contro la Germania. Sbaglia un rigore sullo 0-0 al tramonto del primo tempo, ma non si abbatte e nella ripresa è tra i migliori. Dopo quel successo Cabrini giocherà un altro mondiale, il terzo della sua carriera, in Messico nel 1986 e chiuderà la sua avventura azzurra nel 1987 dopo aver collezionato 73 presenze e 9 gol. Ma la sua avventura azzurra nel 2012 si arricchisce di un altro capitolo, diventando il commissario tecnico della nazionale femminile di calcio, nazionale che nel campionato europeo del 2013 guida fino ai quarti di finale. George Best diceva: se fossi nato brutto non avreste mai sentito parlare di Pelé. Lui non ne ha avuto bisogno, anche se non è stato facile gestire la faccia da modello, i modi gentili da divo del cinema. Ha avuto tutto dalla vita Antonio Cabrini: forza, classe, bellezza. Molti come lui si sono persi correndo dietro alle cose futili. Lui no, lui ha corso soprattutto dietro al pallone. La faccia, per lui, era meno importante dell'anima. La Juventus ancora riceve Cabrini, il tiro di Cabrini, il gol di Antonio Cabrini appena dentro l'area di rigore. Brescia che non riesce ad arginare la Juventus, Gentile mette in mezzo il pallone tra i juventini, poi arriva Cabrini al volo, quasi in scivolata, il gol di Antonio Cabrini. Vediamo Cabrini sul punto di battuta, osserva il piazzamento del portiere e lo secca con un tiro radente a fil di palo. Ancora il pallone all'altezza del dischetto dell'area di rigore, il colpo di testa di Cabrini, pallone che batte quasi sul palo e si infila in rete. We'll be right back.
facile, punizione per la Juve, pallone in aria, prova a staccare Cabrini e trova il gol del pareggio, 1-1, ancora segno nel derby, Antonio Cabrini. Calcio di punizione per la Juventus, all'altezza del semicerchio parte il sinistro di Cabrini, fulminante! Il gol direttamente su calcio di punizione di Antonio Cabrini. Attacca la Juventus, vediamo Cabrini, Cabrini conquista il pallone con grande caparbietà, il gol di Antonio Cabrini. Interrompe lo storico record di imbattibilità casalingo del Torino e decide il derby il sinistro micidiale del Bell'Antonio. Cercato Cabrini che prova a calciare al volo e trova un gol molto bello, Antonio Cabrini, 1-0. La Juventus di Trapattoni, guru in panchina, e di Platini, faro in campo e di scena a San Siro. Apre la partita la staffilata da fuori area di Antonio Cabrini. Platini. Serve un buon pallone in area di rigore, c'è Cabrini al limite dell'area. Cabrini prova il sinistro e trova l'angolino, 2-0 per la Juve. Maggio 1981. Al termine di una stagione vibrante, la Juventus ospita la Fiorentina. Vale il 19° scudetto, l'acrobatica conclusione di Antonio Cabrini. Pallone recuperato bene, Juve che attacca ancora. Arriva il cross dentro, prova a girare Cabrini. Gol incredibile di Antonio Cabrini, forza di stinco, palla sotto la traversa. Parlare di Antonio Cabrini significa raccontare un pezzo straordinario della storia juventina. In maglia bianconera il terzino sinistro ha giocato per 13 lunghissime ed esaltanti stagioni. Le cifre non consentono ambiguità. 297 presenze in campionato e 33 gol non sono un patrimonio facilmente dimenticabile. Ma al di là dei numeri, come dimenticare quelle fughe sulla fascia, quelle autentiche scorribande finalizzate ad assist preziosi per i bomber bianconeri? Un giocatore così non poteva che essere uno degli eroi del Mundial spagnolo. Tra gli azzurri che sollevarono la Coppa del Mondo, il Bell'Antonio ha rappresentato davvero ciò che quel gesto significava. Il terzino più forte del mondo era lui. Nato l'8 ottobre del 1957, Antonio Cabrini è un bianco-nero doc. Per lui sfogliare l'album del passato è anche un modo per trovare la pagina del futuro, quella di una nuova Juve, che anche del suo apporto e del suo esempio ha bisogno per crescere. Siamo nella cascina, manca pane, il podere di Antonio Cabrini, dove Antonio Cabrini è nato e cresciuto. Com'è stata l'infanzia, la tua infanzia in questi spazi aperti, in questo bellissimo luogo? Beh, sicuramente un'infanzia molto tranquilla, con pochi problemi, una vita spartana,
Quindi sicuramente questo mi ha aiutato, il vivere in campagna i miei, diciamo, primi 16 anni. Mi ha aiutato perché soprattutto le aziende, le cascine cremonesi sono così fatte in una maniera abbastanza così semplice, dove ti permette soprattutto di avere a disposizione grandi spazi come un'aia, che in questa cascina ad esempio è più di 50 metri, dove quindi io potevo sbizzarrirmi, fare tutto quello che volevo, soprattutto perché avevi anche come compagni di gioco, avevi praticamente i figli dei dipendenti, e quindi praticamente si veniva a creare dentro la cascina una vita vera proprio di piccolo paese, e naturalmente fino dalla mattina alla sera eri libero di giocare e di divertirti. Quando da bambino correvi su questo sterrato, quali erano i tuoi sogni, le tue ambizioni? Immaginavi che il tuo futuro sarebbe stato quello di diventare anche campione del mondo? Ma no, sicuramente, sono abbastanza realista, quindi non... Sì, mi giocavo a casa perché mi piacevano, a quel tempo ero un grande tifoso del Milan di Rivera, però non immaginavo mai che un giorno poi potevo così ripercorrere la carriera di questi grandi campioni. Logicamente giocavo perché mi piaceva giocare a calcio, però non ero il bambino che voleva a tutti i costi arrivare a fare il calciatore. La mia ambizione era quella innanzitutto di portare avanti l'attività di mio padre, cioè l'agricoltore, e quindi quella di giocare a calcio così era per me più che altro un hobby, un divertimento. Lo spirito del difensore secondo te è nato in quegli anni o è venuto fuori dopo con la maturità? Il discorso del difensore è avvenuto quando ero nelle giovanili della Cremonese. Ci siamo presentati un giorno a fare una partita con una squadra di ragazzi molto più grandi di noi, e questo mio allenatore, che poi è quello chiedevo molto, che si chiama Nolli, mi ha preso, mi ha detto: guarda Antonio, oggi abbiamo bisogno di un difensore. Io mi ero presentato come alla sinistra, poi perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare all'attacco. Io mi sono talmente calato nella parte del difensore che da quel giorno, finita la partita, questo allenatore mi ha detto: guarda, oggi sei stato veramente bravo, penso proprio che tu da ora in poi giocherai in questo ruolo. E da lì è nata questa... Il grande amore. Il grande amore per la fascia sinistra, per il ruolo di terzino sinistro. Una carriera fortunata e colma di successi, seguita sempre costantemente dalla figura di un padre stupendo. Padre non è mai stato tifoso, non ha mai capito niente di calcio, però col passare del tempo, visto che io mi entusiasmavo così tanto, che cominciavo a avere i primi successi, a raggiungere i primi traguardi, ha cominciato a seguirmi, e direi poi che quando è partito per la prima volta non mi ha più mollato. Il fatto di giocare a quel livello in mezzo a un pubblico di migliaia di persone, una volta insomma prova di quelle emozioni e gioie anche che sono indescrivibili, ecco, specialmente quando si fanno certe azioni, si riesce a fare certe cose, vedere questo pubblico attorno allo stadio che gridano il suo nome, che si alzano in piedi, applaudono, ecco, per un padre è una cosa che fa fatica a descrivere, insomma, non si può provare. Queste sono le emozioni del calcio e della vita che un figlio può dare, ecco. Ha giocato in una bellissima squadra che era ad alto livello, questi 12-13 anni fatti molto bene, con dei grandi calciatori, un ottimo allenatore, un ottimo presidente anche. È stato tutto un insieme di cose, di grandi soddisfazioni, dei bellissimi ricordi, abbiamo sia io che mio marito, e penso che ce li porteremo dietro tutta la vita. Antonio, di tutte le persone che hai incontrato su questi campi di calcio, c'è un qualcuno che ricordi perché ti ha aiutato, perché ti ha insegnato qualcosa di veramente positivo? Ma io devo molto a diversi personaggi. Sicuramente metterei Trapattoni, che con 10 anni da Juventus, forse quello che mi ha dato sotto l'aspetto sia tecnico che caratteriale qualcosa in più di tutti gli altri. Lui ha insistito su di me, ha creduto in me, mi teneva ore e ore in campo, finito l'allenamento, per insegnarmi a calciare col destro. Io non capivo inizialmente, mi rendevo conto, dicevo: ma porca miseria, ma guarda questo cosa mi fa fare, che mi fa stare qui delle ore e ore mentre gli altri sono già andati tutti via, sono a divertirsi eccetera, invece sono ancora qui a fare queste cose. E ho preso un po' da lui questa sua caratteristica, il fatto di non mollare mai, cercare sempre di guardare avanti. E poi spesso diceva: vedete, il campo è lungo 110 metri, finché non arrivate alla riga bianca vuol dire che
che il campo non è finito, quindi voi dovete arrivare fino là, non fermarvi prima. Italia-Argentina, siamo nel mondiale dell'82, sì, che Cabrini è stato quello? Un Cabrini in quel momento, soprattutto in quegli anni, direi ad altissimo livello. Inarrestabile? Beh, inarrestabile non dovrei dirlo io, però un calciatore, un giocatore che certe volte ha fatto la differenza. Senti, però in quel mondiale dell'82 c'è un episodio un po' particolare. Siamo nella finalissima, l'Italia pare dominare quella partita, però Cabrini a un certo punto si permette di sbagliare un rigore. E a quel punto c'è la seconda immagine di Cabrini, un po' depresso. Beh, direi che mi sono comportato già dignitosamente bene in quel momento, in quella situazione. Direi che non ho battuto ciglio esternamente, cioè per le persone che mi vedevano, sicuramente internamente qualcosa mi... Cosa ti sentivi? Ma come, non so, forse era come un pugile che prende un cazzotto e rimane suonato per quei 5-10 minuti, ecco, quindi cerca di limitare i danni fino a quando ha una reazione e ha una ripresa. Io questa, fortunatamente, la reazione alla ripresa l'ho avuta negli spogliatoi, grazie anche ai miei compagni che mi hanno aiutato, e mi sono presentato in campo, secondo tempo, ancora soprattutto mentalmente pronto per una finale di mondiali. L'anno dei mondiali eravate già sposati? L'anno dei mondiali eravamo sposati, sì, da un anno praticamente. Io sono stata 40 giorni in Spagna con i genitori d'Antonio ed è stata un'esperienza stupenda, veramente bella. Però sai, sono state molto belle anche tutte le coppe, il campionato. Poi all'inizio lo seguivo moltissimo, poi sono nati i bimbi e quindi il tempo era più difficile da andare, magari in trasferta. Però ti dirò, sono state tutte sensazioni diverse ma meravigliose. La coppa più bella vinta con la Juventus qual è stata? La Coppa delle Coppe di Basilea. Sì, una partita tiratissima, bellissima, molto molto sudata e forse ecco la più bella, quella che ha dato grande soddisfazione. Platini era soltanto da vedere, da ammirare. Per noi lui non era francese ma era più italiano di noi, perché era così, era furbo, era simpatico, aveva quel modo di fare un po' da scugnizzo, quindi era divertente, ecco. Poi la fortuna di poter giocare vicino. La partita più bella che tu hai fatto nella Juventus? Panathinaikos, per me è stata la partita più bella in assoluto che posso aver fatto in tutti i miei anni di carriera. Ecco, il fatto di arrivare alla fine della partita dopo il fischio finale stremato, deluso, sapendo di aver fatto il possibile, forse anche l'impossibile in quel momento per ribaltare la situazione, però purtroppo non è servito a niente. Antonio, tu stai rientrando nei ranghi della Juventus, sì. E cosa andrai a fare? Il mio lavoro è un lavoro che andrà soprattutto a toccare i rapporti aziendali che la società ha con le varie aziende, soprattutto cercare anche di dare la possibilità ai tifosi di potersi avvicinare con maggior spessore alla squadra, cercando soprattutto di riavere quell'entusiasmo che negli anni precedenti ci ha contraddistinto su tutti i campi del mondo. Ti hanno definito più volte uno dei più grandi terzini di tutti i tempi. Antonio Cabrini cosa pensa di questo? Beh, penso che... Beh, devo dire che è vero.